Buongiorno, Buongiorno. siamo qui col dottor Abbazzari, io sono Max Gaetano, un inviato speciale della pagina Facebook nocensura.com. Parliamo del Bilderberg. Tutti gli anni siamo andati come No Censura al Bilderberg, 2014, 2015, 2016. 2014 era a Copenaghen, 2015 a vicino Innsbruck, 2016 a Dresda. Ovviamente, dato che quest'anno è in America, è un po' più problematico andarci e quindi vi facciamo una diretta spiegandovi cosa sta accadendo in Virginia, uno stato degli Stati Uniti. Il dottor Abbazzari è un medico che si occupa anche di fruttarismo e di dieta fruttariana. Lui è italo-iraniano e ci parlerà anche del perché l'Iran non viene mai coinvolto nel Bilderberg. Vuoi anticiparci il fatto che, per esempio, non ci sono banche straniere in Iran? Sì, l'Iran innanzitutto è stata sempre una preda, diciamo un obiettivo di quello che è il governo, diciamo, nascosto mondiale, cioè hanno provato sempre a prenderla, come sono riusciti invece però a fare con l'Iraq, l'Afghanistan, poi la Libia, la Siria, eccetera. Anche l'Iran è sotto i riflettori chiaramente perché è un tassello mancante importante e strategico per quello che è poi il nuovo ordine mondiale, chiaramente. Quindi non mi sorprenderà sicuramente vedere i prossimi attentatori o finti attentatori che avranno sicuramente il passaporto Italo-iraniano, iraniano o anche anche italo-iraniano. te. Le Dopo banche che. straniere possono entrare in Iraq, in Allora, la Iran? cosa sconvolgente è che ho visto proprio la crescita esponenziale dell'Iran, in quanto negli ultimi 10 anni è stato un boom pazzesco, un boom economico, proprio dovuto al fatto che non ci sono banche estere all'interno dell'Iran, non sono vittime e anche quindi poi complici, cioè vittime la cittadinanza e complici invece il governo del signoraggio, quindi la moneta è realtà del Cioè popolo. la Goldman Sachs non c'è in Iran? Non esiste la Goldman Sachs, non esiste un'ambasciata americana. Non so, la Morgan Stanley, la banca Rothschild. Assolutamente niente. Per questo viene demonizzata e ad esempio hanno demonizzato il fatto che avesse la bomba atomica oppure che l'ex presidente Ahmadinejad disse che praticamente era contro il governo israeliano, disse insomma che Certo, fece delle specifichiamo che la accuse. pagina No Censura non è contro gli ebrei, anzi ama gli Esatto. ebrei, ama tutti i semiti, no? Perché purtroppo i giornalisti ignoranti non sanno che i semiti sono sia gli ebrei che gli Non, arabi. certo, non si tratta di E antisemitismo, ma di certo, di sionismo, che è una cosa antisionismo, la diversa. pagina, io stesso e il dottor Abbazzari, Chiaramente. siamo contro il sionismo, cioè contro la politica inventata nel 1800 dalla famiglia Rothschild, una famiglia antisemita, cioè contro gli ebrei e contro gli arabi, la quale si inventò la politica del fatto che bisognava tornare nello Stato di Israele Una prima dell'arrivo terra. del loro Messia. Adesso non discutiamo di religione, ma le loro testi sacri dicono che bisogna tornare, degli ebrei, dicono che bisogna tornare in Israele solo a seguito dell'arrivo del A Messia. fine Ora, dell'Ottocento nacque pure il motto, no? Tipo per un popolo senza terra, una terra senza popolo, cioè come se non esistesse la esatto. Ora, a meno popolazione. che il Messia non sia Rothschild, cosa di cui ovviamente qualsiasi praticante della religione ebraica potrebbe dubitare, dovrebbe dubitare, quindi noi siamo a favore degli ebrei e degli arabi. Tant'è vero che in Iran gli ebrei sono perfettamente integrati e vivono fianco a fianco a Beh, musulmani e. la stessa cosa avveniva in Palestina prima dell'arrivo dei La sionisti. stessa C'erano cosa, ebrei, musulmani, cristiani che che convivevano andavano pacificamente, certo. a braccetto. Fatta questa corposa premessa, dopo ci parlerai ancora meglio delle Direi anche banche. che le banche iraniane danno il 20% di interesse superiore sui Attenzione, depositi attenzione, dopo 5 ripeti anni. questo Dopo concetto. 5 anni dal deposito di credito all'interno della tua banca, la tua banca iraniana ti fornirà il 20% di interesse se tu non ritiri Sì, quell'ammontare. sappiamo che non sono semiti gli iraniani, ma noi stiamo parlando del fatto che c'è questa finta guerra religiosa fra Certo, Islam beh, non esistono guerre religiose, e ma guerre economiche, ebraismo. Gli chiaramente. iraniani sono gli eredi della Persia, di Ciro e di, come si chiamava quello sconfitto da Leonida, di Serse, no? Serse, sì. Quindi, fatta questa corposa premessa, c'è il Bilderberg nello stato della Virginia. Ogni 4-5 anni che lo fanno in Europa, il Bilderberg viene fatto negli Stati Uniti.
A parte gli inviati di no censura, appunto, io sono andato al BID nel 2014 in Copenaghen, 15 in Innsbruck, Tutti sanno, 16. presumo, che cos'è il BID, spero. Mi sa, Adesso lo ok. spiegherai tu. Svisceriamo. Fatta questa corposa premessa, vediamo chi sono gli italiani che sono andati al Bilderberg. Anzi, prima spieghiamo cos'è il Bilderberg. Birgen praticamente è delle riunioni che fanno periodicamente i più potenti della terra, non sono ovviamente soltanto qualche misero politico che è alla fine una pedina di questa scacchiera, ma in realtà sono grandi banchieri, grandi industriali, presidenti multinazionali. Quest'anno ci sarà anche il personaggio importante italiano che vi dirà Max tra poco. E sì, riunisco in maniera ovviamente segreta, anche se ora ormai sono stati scoperti, ovviamente ci stanno tantissime persone che fanno delle dirette e dei video proprio fuori da questi hotel dove loro si riuniscono in totale segretezza. Quindi Esatto, scusa se ti interrompo un secondo, però dobbiamo, gioco forza, menzionare degli eroi mondiali che sono i ragazzi di We Are Change, i ragazzi di InfoWar, il canale YouTube di Alex che Jones, che portano alla luce. portano alla luce con questi video fatti sia in diretta che montati e che io ho conosciuto personalmente a tutti i Bilderberg. Certo. E l'altra cosa interessante, vabbè, ovviamente sapete che l'associazionismo, il cospirazionismo, cioè soprattutto l'associazionismo segreto è vietato. Non so se conoscete La legge Anselmi. la legge Anselmi che deriva dall'articolo 18 della Costituzione che ovviamente punisce, cioè ognuno è libero di associarsi, ma non in segretezza ovviamente, quindi bandisce ovviamente quella che è la massoneria, la loggia P2, e questa è stata una legge fatta durante il governo del presidente Pertini nell'82 e quindi ovviamente stiamo parlando di cose che non si possono ovviamente fare e purtroppo ci sono anche personaggi italiani anche nel nostro governo che partecipano come partecipò Draghi, Monti in passato, tuttora Letta, partecipa Letta, Labonino, cioè tutti quei Prodi. che poi, guarda caso, vengono scelti dopo queste riunioni L'anno anche ad andare dopo, a capo, vengono scelte per uno, decidono chi attaccare, quindi probabilmente l'Iran sarà sull'agenda di questo Bilderberg per i prossimi, perché ovviamente è uno dei pochi paesi che ancora non è sotto il dominio degli Stati Uniti, ma soprattutto quello che sono il governo culto I veri sionista, capi insomma. sono la banca Rothschild, no? Tant'è vero che il Bilderberg viene organizzato dai servi della banca Rothschild, ovvero da Rockefeller, Esatto, quindi prendono. il carnista Rockefeller che ci ha lasciato l'anno scorso, quindi quest'anno Finalmente. l'organizzatore è Kissinger, colui che ha sterminato intere popolazioni, compreso Salvador Chi fu Allende. Rockefeller? Uno dei Rockefeller che disse: datemi il potere di stampare la moneta e non mi interessa chi E me governa. ne fotterò di chi fa le leggi. Esatto. Volevo citare anche Charlie Skelton del The Guardian, perché non solo We Are Change, non solo InfoWar, ma anche The Guardian parla del Bilderberg. Di solito la gabbia di paragone ne parla, quest'anno non so se ne ha parlato, se è già finita il programma o meno. Ovviamente ne parla anche Cosmo Fruttariano 3M, adesso ne comincerà a parlare anche Fruit Fruit Evolution e la Evolution. pagina Cucina Carpotecnica su Facebook Dato da che seguire. il La vera risposta al Bilderberg è il Fruttenberg che viene fatto 2 o 3 volte l'anno, specialmente alla locanda del Galluzzo al lago Passignano sul Trasimeno, dove vengono riunite le migliori menti del signoraggio per contrastare il Bilderberg. Anche perché per uscire dal sistema la cosa più potente è diventare autonomi, quindi sul piano alimentare, sul piano energetico, perché non c'è un altro tipo di rivoluzione possibile, penso. No. Anzi, se andiamo a, non so, protestare, fare casino, ad esempio a Montecitorio, anche mettere una bomba, spaccare vetrine, ovviamente il sistema fa comodo, perché così dal giorno dopo creerà delle leggi ancora più Uno restrittive, stato di polizia. aumenterà lo Certo. stato di polizia, quindi alla fine facciamo il gioco loro, ovviamente, come sempre. Quindi il E segreto è diventare autonomi, che è la cosa che li spaventa di più, tra l'altro. diventare autonomi anche sul lato politico, come la Svizzera che ha gli strumenti di democrazia diretta, come il referendum legislativo, cioè un referendum non come quello italiano, finto, farlocco e idiota che non ha il quorum, ma il referendum svizzero elegge il giorno dopo che viene vinto. Dico questo perché in Svizzera sta per essere votato un referendum legislativo che si chiama moneta intera. Loro li chiamano i referendum, li chiamano iniziative. Quindi l'iniziativa moneta intera, portata avanti da degli eroi svizzeri, praticamente vuole chiudere il signoraggio svizzero. O meglio, vuole che quando la banca farà un prestito deve avere i soldi in cassa. E
E non Quindi è la deve. stessa cosa per cui hanno fatto fuori alcuni sconosciuti come Kennedy, Lincoln. Moro, sbaglio? Sì. Tra l'altro in Iran la riserva frazionaria non esiste, le banche hanno i soldi in cassa e quando Esatto. prestano i soldi non ci sono interessi, non ci sono i famosi interessi usurari, ma la condizione per prestare i soldi è diventare soci di colui del mutuatario. Esatto, anche perché la moneta è del popolo, perché devi pagare alla banca Quindi se tu interessi? vuoi, che ne so, fare un meleto e chiedi i soldi, no? Su 100 ettari per fare un meleto, chiedi i soldi a una banca iraniana, lei ti dice sì, mi piace il progetto, è etico, io divento socio al 20% o al 10%, quello che è, e portiamo avanti questo E progetto. tra l'altro te li dà veri i soldi e non virtuali come le nostre banche che ci dà, ci accredita un numero che è praticamente virtuale, che non esiste, e poi guadagnano nel momento in cui te dovrai ridare quei soldi. Quindi o ridarai Esatto. soldi reali frutto della tua fatica, oppure, Esatto. visto che non avrai soldi, darai la tua casa, la tua macchina, i tuoi beni per cercare di ripagare un debito nato, ripeto, da praticamente due clic al computer. E Esatto, questa è una cosa che esatto. purtroppo non riusciamo a vedere, non vogliamo capire. Ma si capisce il momento in cui noi andiamo a ritirare i nostri soldi dal conto corrente, quindi vedrete come a Cipro, no? Vi ricordate che hanno messo i militari di fronte alle banche nel momento in cui la gente andava a ritirare, perché ovviamente se andiamo in 100 a ritirare 20 o 30 mila euro l'uno, ovviamente non ci saranno quei soldi all'interno, perché ovviamente vi hanno prestato soldi virtuali, quei soldi non ci sono, loro ovviamente li utilizzano per i loro sporchi fini alla fine, no? Li riciclano anche Esatto, per, non so, esatto, armi esatto. Sì, o le traffico, banche insomma, le armate. A banche. proposito delle banche, sosteniamo quindi l'iniziativa Moneta Intera contro il signoraggio bancario svizzero che se loro vincono il referendum, a cascata in tutta Europa si dirà ma perché loro hanno la moneta intera? E noi abbiamo la moneta debito, quella che il professor Giacinto Auriti ha magistralmente spiegato al mondo. Auriti è il Delia dell'economia e della giurisprudenza e a sua volta Delia e Lauriti dell'alimentazione. Esatto, Sostanzialmente Nunc che est cos'è? Che ultra. cos'è Bilderberg? Praticamente è una riunione dei servi dei banchieri, perché i Rothschild certo non vanno al Bilderberg, fanno riunire i loro servi, iniziando dai Rockefeller, cioè i loro servi Dando delle diciamo direttive. bancari, danno delle direttive, quindi i loro servi politici, Kissinger, o adesso ci diremo chi sono esattamente quest'anno, c'è anche l'inviato di Trump, McMaster. E ovviamente i servi principali chi sono? I giornalisti, no? Servi per Servi dei definizione. servi, come cantavano i Sì. 99 boss. Esatto. Charlie Sheldon Beh, del facciamo un po' di The Guardian. nome intanto di qualche Facciamo. italiano, Aspetta, volevo così. leggere esattamente la legge Anselmi. Dice che sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente. Quindi non è che il Bilderberg, siccome si sa che c'è. Si sa chi ci va, sfugge a reati della legge Anselmi. La legge Anselmi dice chiaramente che qualsiasi organizzazione segreta alla quale si riunisce, che è segreto quello che loro fanno e si comunicano, e che hanno il potere, data la loro rilevanza sociale, di modificare le leggi e la Costituzione, perseguono reati affini ad associazioni segrete massoniche. Quindi dice. La legge sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni massonico-segrete. Giusto? Esattissimamente. Facciamo dai dei nomi, dai, nuovi Andiamo con i italiani, nomi. gli schiavi, i Andiamo. servi per I il. servi dell'Italia per i Rothschild Ho sono sbagliato la allora. pagina, Allora, eccola. il servo numero uno, John Elkann, che tra l'altro oggi. Che stasera pipperà in maniera particolare, forse, Oggi c'è la in virtù finale, del no? tiro. Come al Bilderberg di Dresda c'erano gli europei e nessun italiano, no? I pitecci, i famosi pitecci lambrenedettiani, loro seguono il calcio. Cosa parla un Per le pitecco? ossa, no? Calcio, Va sì, come bene, dice Calabrese, la maggiore fonte certo. di calcio è lo Lo stadio. stadio. Quindi John Elkann, che è il capo della Juventus, Sarà presente al invece che Bilderberg. andare a vedere la finale. Snobba la finale, cioè Juventini, meditate. Snobba la finale e va al Beh, ma se l'hanno Bilderberg. richiamato il servo Il obbedisce, servo ovviamente. obbedisce, ma lui non è un servo come Spartaco che si ribella a Roma e perché lui vuole l'uguaglianza, voleva Spartaco, no? Fu uno dei primi Beh, vabbè, è un grandi. servo trattato bene, quindi gli È un conviene. Cioè, se no la coca servo, chi la compra alla fine? diciamo che lui, come tutti i Vabbè, servi dei banchieri, prendono le briciole come i politici. Quindi John Elkann.
a rappresentare la Fiat, gli Agnelli e chi più ne ha più ne Gente metta. fantastica, tra l'altro, eh. Esatto, poi clamorosamente Fabiola Gianotti, capa del CERN di Ginevra, cioè stiamo parlando di una delle strutture tecnologiche più avanzate al Al mondo, sì. mondo, quindi un loro servo è il capo degli scienziati del Beh, siamo mondo. in buone mani, un'energia nucleare in Beh, mano a una persona, magari riceve un ordine in un giorno caliamo di qualche milione di se persone pensiamo sul che pianeta. Trump può toccare il bottoncino per lanciare i missili nucleari. E Trump, diciamo che ha diciamo, la cultura media di quel capo della Nord Corea, no? L'amichetto Sì. di come si chiama quello che va sempre in Nord Corea, Razzi. Poi abbiamo Sandro Gozi, uno dei capi del PD, amichetto di Renzi, segretario per gli affari europei, membro di spicco del PD, quindi PD presente massicciamente. Beh, la sinistra, no? No, La sinistra, manca all'inizio era la Pisapia, come sinistra, mai? infatti. Forse mi sa che Pisapia però è lì, perché ricordatevi che anche gli insospettabili come la Bonino andò al Bilderberg e poi divenne commissario europeo, Letta andò al Bilderberg e divenne capo del governo, Monti andò al Bilderberg e divenne capo del governo, Ma sono Clinton, tutte casualità, te sei un sì, complottista, no, dai, no? sono la legge delle Ma poi l'ho coincidenze, votato io no? Monti, mi pare. Hai votato sciolta civica? Sciolta civica. Mm. No. Mi sa che non si può votare, Poi, effettivamente. ovviamente, i servi italiani per quanto riguarda la carta stampata e la TV, cioè i servi giornalisti, sono Gruber Sempre per il presente, la Polo La Gruber, Sette, per il Polo La Sette, Molinari per la stampa, Severnini per il Corriere. eh? Tanto Bella, bella Molinari gente. poteva anche evitare di andare perché la stampa è l'organo della Fiat. Ci sono vari commenti online, volevo leggere uno dei più interessanti. Come sia possibile per un giornalista accettare di assistere ad un simile evento senza scriverne una riga? È un mistero. Cioè, tipo, siamo a... Perché forse i giornalettai sono sempre anche loro servi, non posso scrivere una No, cosa. sai cosa dicono i giornalisti? No, ma noi seguiamo la regola di Chatham House che sottoscriviamo all'atto dell'ingresso. Questa regola di Chatham House stava sul manuale delle giovani marmotte copiata da Topolino e Pippo e dice che se delle persone si mettono d'accordo di non comunicare quello che si comunicano fra di loro, all'esterno vige questa regola per la quale forse vengono uccisi se non la rispettano, perché giuridicamente non ha alcun valore questa regola, se non per Topolino e Pippo. Ti hanno tagliato la testa, torna un po' più No, no, indietro, vabbè, non c'è perché qua problema. non si può parlare L'importante liberamente, ti è il tagliano la testa, contenuto, quindi l'importante è sì, il no, lo so, però. contenuto. Quindi questa regola di Topolino e Pippo, chiamata Chatham House, impedirebbe a Lilli Gruber, che è una decana del Bilderberg, o alla Maggioni. Vi siete chiesti come mai la Maggioni va al Bilderberg e poi diventa il capo della RAI? Strano, Non strano. bastava fare l'amichetta di Gubitosi per diventare capo della RAI, doveva andare al E lì è Bilderberg. tipo l'iniziazione, no? Sono su cui Sì, tipo Scala viene and Bonds, no? I richiesta. presidenti degli Stati Uniti arrivano tutti dallo Scala and Bonds, il teschio e le ossa, o la Senza trilaterale. tasse, credita, massonica, ovviamente, che Esatto. però chi ne parla viene preso per Quindi dove complottista. siamo? Chantilly, stato della Virginia, in America, perché come sapete l'America è una federazione di stati, come Di dobbiamo che si essere. parlerà? Di che si parlerà? Ma Ho saputo che tanto l'ordine del giorno l'ordine del è Trump. giorno, sì, ma non... L'ordine del giorno è sempre fumo negli occhi, uno perché non lo puoi verificare, perché tanto la Gruber non te lo vorrà mai a dire, due perché tanto l'ordine del giorno è parlare di cazzate, fare confusione, fare tipo la bizzona dei No Banfi 555 perché nessuno parli del signoraggio bancario, perché nessuno parli degli strumenti di democrazia diretta che possono abbattere il signoraggio bancario come il bilancio partecipativo statale o il referendum svizzero, affinché nessuno possa diventare libero in una Ah. società Ma naturale, nei covillaggi fruttariani. come non ci vogliono liberi in salute i nostri governanti? No, loro No. attraverso Big Pharma, tra l'altro, ci vogliono lungodegenti. Lungo degente. Bello sti Lungodegenti. termini, sì. Dunque, vogliamo dire chi sono i partecipanti stranieri? Cioè, allora, morto Rockefeller, morto un papa, se ne fa un altro. Adesso è Kissinger, l'organizzatore del Bilderberg. Poi c'è Rivera di Ciudadanos, che sarebbero i populisti di destra spagnoli che cercano di fare le scarpe o a, come si chiamano, agli altri populisti di sinistra, Podemos. Diciamo, grazie alla regia, c'è il suggerimento. Il nostro gobbo. No, no, è perfettamente dritto. E Christine Lagarde,
forse la più grande prostituta del mondo, capa del Fondo Monetario Internazionale, cioè quell'ente che tipo va in Argentina e gli dice: adesso ti presto dei soldi per mia volontà, tu zitto e muto, ti do questi soldi, tu me ne ridai il quadruplo, se non me li ridai praticamente io mi compro Ma tutta poi Argentina. neanche le dai al popolo, le dai alle banche i soldi, No, in no? realtà ne... sì, alle banche, Bisogna sempre dire no, esatto. ma bisogna salvare le banche, no? Esatto, le briciole ai politici, poi dice: se non me li dai, tanto matematicamente è impossibile che vengano ridati, Possibile. mi dai le spiagge, tutte le case presenti sul suolo, il suolo, tutto, l'acqua, tutto, tutto, È petrolio. quello che alla fine vediamo, cioè, non so, per molte persone forse non è chiaro, però se vedete com'è la realtà esterna attualmente vi Per accorgete che è tutto in molte mano. persone non è chiaro. Ma tu mi Cioè... stai dicendo che il piteco babbo di minchia italiano non gliene frega un cazzo del Bilderberg, lui pensa solo alla finale di Il mutuo stasera, anche, il mutuo che deve dove pagare, dove la Juve giocherà contro Cristiano no? È Ronaldo, re di fondamentale, è Madeira. fondamentale. Ricordiamo che il Fruttenberg 2018 sarà a Madeira. Sì, diciamo Questa è la che situazione italiana. Tu stai questa è la dicendo che gli situazione. italiani sono dei piteci babbi di minchia? Purtroppo sì, si potrebbe definirli così praticamente, o peggio, non so, degli Cioè, idioti, ha ragione Lambrè chiamiamoli Nedetto? disinformati semplicemente, però ormai non sapere tutto Beh, ciò. idiota dal greco veniva usato ad Atene per definire quelle persone che non si occupavano della cosa pubblica perché erano stupidi, no? Allora, cretini? Da chrétien francese, che vuol dire cristiani, no? Perché i cristiani erano Bravo, certo, considerati dei poveracci, cristiani, quindi. no? Giustamente. Vabbè, tornando a noi, il capo di Ryanair, il capo di Alphabet, Smith, e più. Il più interessante, José Barroso, ex capo dell'Unione Europea, oggi stipendiato come servo ufficiale della Goldman Sachs. Questo mi ricorda un certo Mario Draghi, no? Che prima era il servo stipendiato della Goldman Sachs, adesso è il capo della BCE. La BCE, ricordiamoci, sta sopra l'Unione Europea. Abbiamo visto comunque tutti i membri della Goldman Sachs alla fine sono o erano membri importanti degli Stati Prodi, Uniti, no, sì, ma anche negli no. Stati Ah, Uniti, sì, come sia, certo. come anche da noi, comunque Certo, ovviamente certo, certo, sono. certo, certo. Però ricordiamo che anche Prodi era Goldman Sachs, c'è un elenco Però è infinito. quello che ci ha portato proprio con tanta gioia verso l'Unione Verso l'Unione Europea Europea, e che la ricordiamoci è BCE. iniziata negli anni 50 attraverso dei massoni corrotti, banchieri, che hanno voluto creare l'Unione Bancaria Europea, non l'Unione dei Popoli in democrazia diretta, mutuando i referendum legislativi svizzeri e il bilancio partecipativo statale del Rio Grande do Sul derivante da Porto Alegre. Questa è la storia che solo la gabbia osa parzialmente e in maniera molto piccola percentuale esporre. Quindi il capo di Alphabet, José Barroso, vabbè. E poi Trump ci ha messo il suo omettino, anche lui che è il consigliere per la sicurezza, McMaster. Ora la Russia non c'è. Non è che Putin sia un santo, eh? Non è che è l'Iran la Russia. La Russia semplicemente non c'è perché tanto c'è l'uomo di Trump, il quale riferirà anche a Putin, no? Certo. Giustamente. Vogliamo ancora ribadire che in Iran le banche estere non entrano, che ti danno il Certo. 20% le banche nazionali Non iraniane? esistono banche che non siano iraniane in Iran, e, tra l'altro hanno dei tassi anche di import poi nei prodotti, no? Molto alti, quindi ovviamente loro favoriscono quello che è la loro produzione locale, no? Quindi il diciamo che favoriscono quello che è il loro prodotto, invece che importare come facciamo noi, rovinando ovviamente l'economia locale, le imprese, le piccole e medie imprese ovviamente. E sempre tornando al discorso delle banche, appunto, hanno degli interessi altissimi, per questo vediamo in Iran una crescita, un boom economico veramente incredibile. E lo stesso boom che poi si era verificato in Libia, in altri paesi dove poi l'America, gli Stati Uniti e i loro ovviamente... diciamo quelli che li comandano da dietro, che sono alla fine sempre gli ebrei sionisti, comandano le banche, eccetera. Insomma, fanno di tutto per poter mettere le mani su questi stati, ovviamente. Adesso è rimasta l'Iran, il Nord Corea, che vengono ovviamente demonizzati. Vedremo sempre che i loro leader. Noi ovviamente abbiamo mille filtri, ovviamente i giornalisti nostri devono rispondere a quelle che poi sono le dinamiche nascoste che dicevamo prima. Quindi è ovvio che devono demonizzare qualsiasi leader, quindi sia il leader sia la popolazione, quindi con gli attentati giustificano degli eventuali attacchi, no? Ad esempio in Siria adesso stanno attaccando e guarda caso ogni
tot mesi esce un terrorista siriano. Poi, quando avranno finito di fare stragi di bambini e civili in Siria, passerà all'Iran e quindi anche lì Però troveranno l'Iran non è attentatori iraniani. l'Iraq, cioè l'Iran, se L'Iran gli girano i ha coglioni un all'Iran, esercito se gli potente, è girano preparata. allenato, tra l'altro nel corso Però del... se guardi praticamente la mappa, intorno all'Iran stanno tante bandierine americane, no? Quindi c'è l'Iraq, Sì, l'Afghanistan, la però se gli Turchia girano i europea, coglioni eccetera. all'Iran, sono cazzi, Sì, sono cazzi. sicuramente, Tu però. sei iraniano, tu lo Sì, beh, sai, ma in cioè... effetti diciamo che ci sono stati vari step in Iran. Avendo anche Prima fatto tu il servizio militare in Iran, sai benissimo la potenza bellica iraniana, siamo cazzuti. cioè io penso che potrebbe rare dal suolo gli Stati Uniti l'Iran. Questo non lo so, però sicuramente c'è un esercito, non a caso è Non che noi ci l'ultima auguriamo, noi roccaforte. siamo per la pace, per la frutta, no? Deriviamo dai primati antropomorfi che non fanno le battaglie fra di loro perché hanno abbondanza di frutta e quindi non hanno E c'è un motivi di motivo. conflitto. Proprio l'alimentazione causa il conflitto, poi perché queste menti malate del Bilderberg sono in catecolaminosi perché mangiano cibo sbagliato, cibo aspecifico che produce loro adrenalina, noradrenalina, dopamina e gli rincoglionisce il cervello perché i rocci non sono certo E vogliono sempre fruttariani. di più, è una specie di ego incontrollabile. L'accumulo, vogliono l'accumulo. Invece che godersi la natura, no? Giocare, ridere, ballare, comunque amoreggiare, loro devono accumulare carta, o meglio, bip, cioè i soldi virtuali. Quindi vorrei Ah, ancora. più che altro loro godono lo schiavizzare, perché alla fine cosa ci fa chi stampa soldi con i soldi? Cioè, quindi stampano anche Sì. magari. Quindi più che altro è tramite i soldi loro vogliono il controllo e il potere sulla popolazione, Una chiaramente. goduria inutile, cioè non hanno Sì, mai certo. avuto la vera gioia, l'inno alla gioia, no? Che puoi avere durante un periodo in cui vivi in frutta seguendo lo schema MDA di 3M. Volevo dire che siamo. Ricordiamo anche cucina carpotecnica, A di mettere un Perugia, il mi dottor piace. Abbazzari, uno dei dottori più famosi qua di Perugia, porta avanti questo discorso. Volevo ricordare che siamo sulla pagina Facebook, la più grande pagina Facebook di controinformazione in Italia, Di vera informazione, direi. nocensura.com, le cose che nessuno ti dirà di nocensura.com, portata avanti anche dal portavoce ufficiale Alessandro Raffa, oltre che da tutta una serie di admin. Di cui non possiamo fare l'elenco perché è troppo lungo, perché una pagina talmente grossa ha più like, no censura di Maio o di Battista, per farvi un esempio, per il quale sono stato inviato speciale al Bilderberg 2014 a Copenaghen, 2015 a Innsbruck e 2016 a Dresda. Ricordiamo che la risposta al Bilderberg è il Fruttenberg, per esempio ci sarà un Fruttenberg a metà giugno in Puglia, organizzato da Fabrizio Dresda, lo Spartano, detto lo Spartano, perché di Taranto, Taranto è l'unica colonia di Sparta fuori dalla Grecia, poi ci sarà a fine agosto un altro Fruttenberg, alla locanda del Galluzzo. Io direi anche di prepararvi perché cominciate a diventare autonomi a livello alimentare, cominciate a no, trovare e piazzare frutteti ovunque, cominciate a trovare questo perché tra un po' ci sarà un bel problema. Cioè, non so se avete visto in India, no? Quando hanno praticamente bloccato la possibilità di ritirare gli ATM, è stato un casino della Madonna, quindi 40 morti, la gente che si azzuffava, perché è quello che succederà poi anche in altre nazioni, compresa l'Italia. Quindi dobbiamo prepararci all'eventualità che sparirà il Comunque contante. smentiamo tutte le puttanate che girano sul Bilderberg, che sono satanisti, che si stuprano a vicenda, cioè quelli sono i servi dei banchieri, punto. Attuano, portano avanti la politica della confusione perché non si parli del signoraggio bancario definito dal grande maestro Giacinto Auriti. Cioè voi se volete capire come va il mondo dovete studiare solo due o tre cose. Giacinto Auriti, Armando Tria e il bilancio partecipativo statale di Rio Grande do Sul, e il referendum legislativo svizzero. Basta, tutto il resto sono cazzate. Per esempio, l'11 settembre, sì, è ovvio che è stata una demolizione controllata, perché mi spiegate com'è caduta la terza torre? È stata Parenzo? È stato WT. David Parenzo, lo spirito di Parenzo? O è stato Paolo Attivissimo a far cadere la terza torre? Vabbè, la terza torre, dai, il World Trade Center number 7 è caduto senza nessun aereo che si è schiantato. Hanno detto qualche residuo è Parenzo, arrivato. forse Parenzo era lì vicino, nei No, pressi. veramente credere che l'11 settembre sia stato il lavoro degli attentatori è una follia, cioè è un Ma malato come? mentale. Dai, il luogo più Cioè, tre torri osservato. buttate da due No, dai, presunti adesso non aerei. esagerare, perché il luogo più osservato al mondo, che è il Pentagono, abbiamo 1.000 foto, 1.000 video dell'aereo che penetra nel Sì, Pentagono, non mi pare neanche una. Cioè,
Cioè, perché hanno fatto vedere le immagini di quegli aerei elettrogemelli e non quelli del Ah no, c'è Pentagono? solo una foto con 10.000 videocamere e che tra l'altro non si vede niente. Esatto. Ma strano, eh? Per non parlare degli attentati in Europa che sono ridicoli, non si vede Ma scusa, ma tanto sangue, poi dicono che è morti. stato quel Bin Laden, no, a fare l'attentato, ma che io sappia, no, la famiglia Bush, chi sono i più grandi amici della famiglia Bush? La famiglia Bin Sì, Laden, no? esatto. Ma Tra loro l'altro pensavano che stavano in stavano America lì, ma durante certo. l'attentato. E come mai durante il blocco degli aerei che nessuno poteva entrare o uscire dagli Stati Uniti, loro presero Sì, infatti. Poi tranquillamente guarda caso quel giorno c'era i loro aerei? un'esercitazione militare in cui volavano altri aerei, quindi non, cioè, ci stanno, diciamo, intercettazioni che dicevano, ma Oh, c'è la partita, dobbiamo andare! Real Madrid! Real Madrid! E dovete diciamo. dire che i sionisti sono i veri padroni del mondo. Beh, l'abbiamo L'abbiamo più che detto, ma non i detto. sionisti in quanto sionisti, non fatevi abbagliare, abbaccinare, sono i Rothschild e il signoraggio. Il sionismo è stato creato dai Rothschild per fare confusione sul signoraggio, non cadete nelle trappole. E fatevi anche, non fatevi la barba, perché farsi la barba fa male con le lamette. No, c'è stato uno che ha commentato, fatevi la barba, ma sarà un piteco che è già pronto a vedere la partita. Australopiteco oppure Pitego? Un Che lambrenettiano. altro vogliamo dire ai nostri amici di No Censura e a No, tutti gli vogliamo altri? dire che ci sono degli eroi che non sono dei piteci che vanno We Are Change tutti gli anni, addirittura We Are Change sono olandesi e vanno negli Stati Uniti quest'anno. InfoWar di Alex Jones che sono americani e si giocano in casa quest'anno, ma tutti gli anni, guarda, 4-5 Bilderberg consecutivi vengono fatti in Europa prima di fare Bilderberg statunitense. Quindi Alex Jones manda i suoi ragazzi. E, ovviamente anch'io sono stato con dei blogger, praticamente sono quello che ha fatto più Bilderberg in assoluto e sono capofrutta Max Gaetani, il dottor Abbazzari e che altro? Vice Charlie, capofrutta, vice posso? capofrutta, Charlie Shelton di The Guardian. Ripetiamo, ci sono e poi li dobbiamo lasciare perché il dottor Abbazzari deve fare una grossa conferenza nella più grande libreria dell'Umbria, la libreria del papà No, di no, la libreria Lorenzo Cavour, no, Mariucci, no, libreria Cavour, non ti la sbagliare. libreria grande della locanda del Galluccio. Allora, John Elkann, cioè, non vede la finale di Coppa dei Campioni, Champions League, perché deve andare a leccare il culo al Bilderberg. Fabiola Gianotti, capa del CERN, Sandro Gozi, il capo di Renzi. I giornalisti italiani, Servi, la Gruber per la Sette, Molinari per la Stampa, Severgnini per il Corriere. In più ricordiamo, vuoi dirli tu, gli stranieri? Vuoi ribadire tu? Henry John Kissinger, colui che ha Kissinger, ucciso personalmente Allende, Salvador Allende. no? Poi Poi c'è Rivera, Diego Ciudadanos. Ciudadanos. Poi La più Christine grande Lagarde. prostituta mondiale, Christine Lagarde. Poi il capo di Ryanair, O'Leary. Poi il capo di Alphabet Smith. Capo di Alphabet, ragazzi, non è una cazzatina Alphabet. E mamma mia, che altri nomi che stanno qua. Giuseppe Barroso, ex capo della Unione UE. Europea, attuale servo di Goldman Sachs. Goldman Sachs che è veramente è indescrivibile per quello che ha combinato nel mondiale. Non so se sapete anche quando ovviamente dicevano tutti di comprare titoli di Goldman Sachs, Salutiamo no? E il Ilana e giorno la nostra amica dopo, Ilona che ha ciao Ilana, scritto e Goldman Sachs che suggeriva, la tripla A aveva, no? Insomma, insieme ad altri, per noi. poi è crollato Certo, ovviamente, hanno perso certo. Per tutto. fortuna che c'è un magistrato Ruggero Atrani che sta portando avanti una grossa battaglia che ha perso in primo grado, ma che in secondo grado vincerà perché è notorio che i giudici di primo grado sono dei bambini dell'asilo che fanno praticantato usando le cavie, gli imputati come cavie. Già in secondo grado cominciano a essere quasi adulti, poi in Cassazione sono adulti e ribaltano sempre le sentenze di primo Ma poi grado. stavo pensando quanto è grande in effetti l'impotenza di Italia di fronte a tutto ciò. Cioè, voi pensate che la Banca Etruria, la signorina Boschi, carissima, che ha praticamente rovinato e mandato sulla strada centinaia di, anzi migliaia di famiglie, addirittura è stato uno che si è suicidato in seguito a quelle piccole perdite, cioè hanno perso praticamente tutto perché lei prestava, buttava e quei soldi sono spariti, quindi dei risparmiatori, questi ancora sono al governo. Inoltre abbiamo, come ben sapete, governi non eletti, ben tre governi non eletti, quindi non so, volete altre prove del fatto che Letta, non sono veramente i Monti, politici che Renzi, comandano e nemmeno Gentiloni. noi? No, Esatto, quindi non siamo noi che possiamo votare i politici, ma sono i politici che vengono messi
ancora dall'alto, no? E quindi chi saranno mai queste persone che mettono i politici al governo? Ovviamente sono quelli appunto Degli che emeriti babbi di minchia. dei babbi di minchia, come dice Max Gaetano, io li chiamerei delle teste di cazzo Vabbè, che adesso sono non. al potere reale, quindi sono quelli appunto del Bilderberg, della trilaterale, commissione trilaterale, Il CFR. delle persone che ovviamente comandano realmente, no? Che ovviamente sapete che E sono per le. i trumpisti putiniani, ricordiamoci che al Bilderberg c'è un uomo di Trump che poi riferirà tutto a Putin. Quindi è inutile che fate queste robe, queste sceneggiate, Trump, Putin. Qua c'è solo l'Iran che ha le banche che ai propri correntisti danno il 20%. Putin e Trump, non vi danno, cioè Trump è il capo degli Stati Uniti? Avete presenti quelli che esportano la democrazia? E Putin è quello che segrega gli omosessuali, che li sevizia. Cioè, Ma le persone ma pensano state ancora. bene? Macronne, ci chiedono di Macronne, perché molti chiamano la zanzara di Cruciani dicendo ma sto Macronne, no, che poi Cruciani gli piace molto perché si è sposato una MILF. Cosa credete che sia? È colui che promuove l'Unione Europea, Macronne, ma cioè, ma come siamo messi? Macronne è proprio lo schifo dello schifo dello schifo. Un Esattamente. po' come l'ALDE, il gruppo ALDE nell'Unione Europea. Che altro dire? Ci hanno chiesto dei vaccini, ovviamente noi siamo solidali con il medico Gava, che è stato, gli hanno rotto le palle come si chiama, l'ordine dei medici. Ricordatevi che non è radiato, nessun medico può essere radiato dal ridicolo ordine dei medici, perché basta fare opposizione giuridica, andare in tribunale e dire che quei coglioni dell'ordine dei medici vi hanno radiato, perché non è più è sospesa, non è più in vigore, quindi non è radiato Gava, esercita, continua a esercitare e continuerà a esercitare. Quindi, che dirvi? Guardatevi, andate su YouTube, su Facebook, cercate il video Beppe Grillo Vaccini, Facciamo vedere che anche l'esimio presidente qua, chi è Macron? neoeletto francese, come vedete Macron? Macron? fanno il simbolino della piramide, perché tanto ormai diciamo che la popolazione europea è talmente stordita che loro ormai escono a luce del sole, sanno che ormai hanno Secondo me strapotere. hanno imparato da Silvio e quello era Ah, un altro era simbolo. un altro Però, triangolino, non era la piramide, ok. per quanto riguarda appunto tutti questi finti, no, come Macronne, speriamo che riusciamo a piano piano a ribaltare le cose, perché comunque stanno aumentando anche i vegetariani e i vegani, fra 5 anni saranno molti di più. Secondo studi israeliani, quando un certo tipo di nicchia arriva al 14%, inizia la rivoluzione pacifica e culturale, quella che voleva Armando D'Elia, la rivoluzione alimentare. Ma non è una cultura mangiare le carcasse d'animale? No, È non è totalmente una. ascientifico, Giorgio Calabrese è il rappresentante della scienza Come è scientifico? ufficiale. Questi canini taglienti non sono la Ah, esce il carne? sangue se schiaccio il canino, esce il sangue. Che dirvi? Questa è la pagina Facebook nocensura.com, le cose che nessuno vedrà in nocensura.com, la più importante pagina di controinformazione in Italia. E continuate a seguirla, diffondete il video, diffondete la pagina, fate mettere like sulla pagina perché è importante, dietro c'è gente che si fa un culo così a gratis, e è l'unica pagina che veramente divulga la lotta al signoraggio, è l'unica pagina grossa che divulga 3M, cioè la vera scienza dell'alimentazione, il metodo, il protocollo nutrizionale MDA, ed è l'unica pagina che è favorevole al referendum legislativo moneta intera, che abbatterà il signoraggio svizzero se i pitici, anche svizzeri, no, che seguono il calcio, che gli interessa solo se Gattuso è passato a allenare la primavera del Milan, si metteranno a diventare attivisti dell'iniziativa moneta intera che abbatte il signoraggio svizzero. Ed è questo il modo di uscirne, come alcuni ci chiedono, come uscirne? Ovviamente prima di tutto con l'informazione, cioè cercare di informarvi e fare poi informazione, anche voi diventare attivi nell'informare gli altri effettivamente. Inoltre, come uscirne, Max? Che dire? Allora, innanzitutto, appunto, capire la truffa del signoraggio. Vi consiglio anche di vedere qualche video di Aldo Pironi che spiega, come siamo finiti alla fine ingabbiati in questo sistema.
Quindi capire da dov'è che è nato l'ingabbiamento, dal discorso dell'anagrafe, discorsi lunghi. Guardate il video di Aldo Pieroni. Comunque, chi non studia 200 riti ad Atene veniva considerato un idiota, secondo il O cretino, lessico ateniese, quello un po' di secoli dopo in dice. Francia. L'idiota è colui che non è il libro di Dostoevskij, è colui che non studia il signoraggio e poi magari si occupa di politica. Come? Ti occupa di politica e non sai all'atto dell'emissione di chi è la proprietà della moneta? Diciamo Real anche Madrid, Real Madrid, Real Madrid, la Fuelcon. Ma questo diciamo anche è. quanto costa, ad esempio, alla banca stampare qualcosa come questo, 20 centesimi. no? 20 Però viene centesimi. Viene addebitato allo Stato per l'intero valore. addebitato allo Stato, ma questa non è moneta del popolo, scusa. Cioè No. loro creano moneta Dobbiamo spendendo chiudere che dobbiamo 20 centesimi. andare alla libreria grande del papà di Lorenzo Mariucci, del Galluccio. È la libreria Cavour, non è la Sì, libreria di. ma qua è tutto di Lorenzo Però noi Mariucci. sponsorizziamo il Galluccio perché la locanda del Galluccio è quella in cui a fine agosto si terrà il famoso Fruttaberg, in cui noi molto segretamente saremo pubblicamente lieti di invitarvi. E è un raduno in cui praticamente mangeremo da Dio, quindi cucina carpotecnica. Ripeto, mettete un like a cucina carpotecnica. E inoltre impareremo a costruire le cupole geodetiche che ci permetteranno di costruire, di creare. Frutta tropicale in un ambiente anche non adatto, quindi queste mega cupole, no? Spieghiamo come funzionano le Le cupole 3 cupole secondi. geodetiche sono le più avanzate strutture abitative e nonché serre rese popolari da Richard Buckminster Fuller negli anni 50 e purtroppo un po' come per l'alimentazione ingegneri e architetti non le capiscono perché appunto non c'è impatto ambientale, sono poco energivore, cioè basta niente per Autonome riscaldarle come praticamente, gli igloo, no? Come pensate che gli eschimesi possono vivere negli igloo? C'è certo. C'hanno la una cupola. stufetta Sì, loro sono la elettrica. stufetta, no, loro sono la stufetta, sono 37 gradi, entrano dentro, riscaldano l'ambiente, l'aria trova una curva, scende e riscalda anche di sotto, grazie alla porticina e alla finestrella. Quindi pensate che un'intera foresta tropicale, l'Eden Project in Inghilterra, è riscaldata con energia minima in Inghilterra dove l'inverno è rigido. Esatto. Chiudiamo dicendo che appunto John Elkann non va a vedere la finale perché deve andare a fare il servo al Bilderberg, quindi a questo punto tifiamo Real Madrid. Cristiano Ronaldo, re di Madeira, speriamo che asfalti John Elkann, esponente perché la Juve è la squadra del Bilderberg a questo punto, no? Ragazzi, chiudiamo con questa diretta, ricordiamo che siamo la pagina, ci suggeriscono anche la Tesla Car o Tesla lo scienziato. Beh, andate a studiarvi anche Tesla, Certo, effettivamente. Cioè, tutta la tecnologia attuale non sarebbe qua ora se non ci fosse stato Tesla, praticamente. Comunque, grazie a tutti da grazie a Max tutti, Gaetano, Max Gaetano Capofrutta e il dottor vice Abbazzari, vice Capofrutta Andrea Capofrutta. Bazzari. Ricordiamo, questa è la pagina Facebook nocensura.com, le cose che nessuno vi dirà di nocensura.com, la più importante pagina di controinformazione in Italia, l'unica che combatte seriamente il signoraggio bancario dei Rothschild, che non sono ebrei, ma sono ashkenaziti, cioè sono degli asiatici convertiti all'ebraismo fintamente per poter fare il signoraggio che loro avevano imparato chissà da chi, dai gesuiti, dai templari, non ce ne frega, addirittura dicono i faraoni o quello che è. Cercate i video di Giacinto Auriti su YouTube, Giacinto Auriti, lui è il vero profeta del signoraggio, colui che vi svelerà l'inganno globale. O addirittura lo spettacolo di Beppe Grillo, Apocalisse morbida del 1998. Cerca Grillo, allievo di Auriti, il maestro di Grillo è stato Auriti nel 96, seguì tutti i corsi del professor Auriti. Ah, ci sono anche immagini assieme a convegni, cercate Beppe Grillo, Giacinto Auriti. Cercatevi i pezzi migliori di Apocalisse morbida del 1998 dove Grillo cerca di spiegare gli insegnamenti di Auriti. Ovviamente l'originale è il numero uno, cercate Auriti su YouTube e venite a Guardia Grele quando ci saranno le commemorazioni del grande professore, una ad agosto, che ricorda il giorno della morte, ma noi organizzeremo anche il giorno della nascita e l'8 marzo. Per ricordare la grande e mitica denuncia che fece il professore contro Banca d'Italia, rappresentata a quell'epoca da Ciampi, fece le famose 5 denunce penali, truffa, usura, falso in bilancio, istigazione al suicidio,
mi scordo sempre la quinta, comunque queste diciamo, denunce penali venne risposto al professore dal procuratore capo: se professore, lei ha dimostrato l'elemento materiale del delitto, però non riusciamo a capire, non riusciva il procuratore a capire dove, il dolo, cioè secondo lui non c'era il dolo perché lo facevano ingenuamente. E quello gli disse il grande Auriti, il grande giurista, disse a questo ragazzino, chiamiamolo così, ma la continuazione del reato non è un esimente, è un aggravante. È un aggravante. E poi la buona fede la vogliamo supporre fino a ieri facendo finta di essere nati domani, ma la buona fede c'è fino al giorno della denuncia. Dal giorno della denuncia in avanti non c'è più la buona fede. Ragazzi, nocensura.com vi saluta. Max Gaetano Capofrutta, dottor Abbazzari di Perugia. Ragazzi, Forza Madrid, perché Abbasso l'Elkan, l'Apo e la John, famiglia Agnelli. l'Apo Elkan è andato al Bilderberg. Che schifo. Ciao a tutti. Bye bye.